In questo breve video tutorial riassumeremo rapidamente i passaggi per utilizzare ZTE nelle funzioni di base che esso offre. Il docente deve ovviamente essersi registrato su MyZanichelli, aver attivato una classe virtuale, fornendo ai propri studenti il codice per potersi iscrivere e ovviamente deve invitare i propri studenti a fare sia l'iscrizione su MyZanichelli, sia la registrazione sulla classe virtuale, sia l'utilizzo di ZTE in completa libertà, come vediamo qui in basso. Partiamo infatti da quest'ultimo punto. Cosa vede lo studente quando, avendo fatto la propria registrazione su MyZanichelli ed essendosi iscritti alla classe virtuale, cerca di fare degli esercizi? Le videate che lo studente vede sono di questo genere. Lo studente può selezionare quale materia, quale autore, quale titolo gli interessa, applicando uno o più di questi filtri. Dopodiché, in questo caso si interessa della chimica, sceglie il Vali Tutti e in particolare Chimica, Concetti e Modelli, clicca sul tasto Cerca e gli viene proposta la possibilità di scegliere il capitolo che lo interessa. E se vuole svolgere degli esercizi sotto forma di allenamento o test, va ricordato agli studenti che nel database di Zanichelli rimane traccia soltanto di quest'ultimo, cioè del test, non dell'allenamento. Fatto questo, lo studente vede una videata di questo genere e quindi svolge il proprio esercizio. Cosa invece vede il docente? Entrando in ZTE come docente ha una videata di questo genere e cliccando sulla voce registro può vedere e controllare le proprie classi virtuali. Per esempio, sceglie questo collegato al libro appunto della chimica del Vali Tutti e vede innanzitutto se a proposito del primo capitolo pochi o molti studenti hanno eseguito degli esercizi. Immediatamente nota che Pier Francesco De Luca non ha svolto neanche un esercizio. Ovviamente vedete anche il mio nome perché normalmente è conveniente che l'insegnante si registri anche come studente per poter vedere il mondo così come lo vedono i propri studenti. Mentre il docente può notare che ci sono degli altri studenti molto più volenterosi, per esempio Marco Avella o Enzo Bellacosa. Nel momento in cui vede che nel primo capitolo la situazione è abbastanza soddisfacente, può passare avanti, per esempio, vedere nel terzo capitolo la situazione come si presenta e qui evidentemente la costanza è venuta meno. Quindi un primo dato è che alcuni studenti non hanno lavorato già dal primo capitolo, molti non hanno lavorato nel terzo capitolo e a proposito del terzo capitolo, per esempio, c'è uno studente che mostra una grande difficoltà. Cliccando sul suo compito c'è un dato più analitico. Lo studente ha preso soltanto 4,8, la media della classe è decisamente più alta ed è anzi più alta di quella nazionale. Per cui, volendo fare un lavoro di fino, molto specifico, cliccando sul compito svolto dallo studente che si trova in difficoltà, il docente ha la possibilità di vedere o tutti gli esercizi che lo studente ha svolto o soltanto quelli sbagliati, in modo tale da andare direttamente ad intervenire sulle carenze che lo studente ha mostrato. Ovviamente queste possibilità di visualizzazione dei singoli compiti sono non soltanto per il docente, ma anche per lo studente, il che significa che ciascuno studente può rivedere i propri compiti immediatamente dopo averli eseguiti o anche a distanza di tempo e quindi partecipare attivamente al proprio percorso formativo, individuando da sé le carenze che lo hanno caratterizzato.